E allora eccoci di nuovo qua, siamo in navigazione. Ho lasciato ieri mattina un file della Lega Navale di Salerno, dove sono stato parecchi giorni per finire tutti i controlli medici che erano necessari. Adesso siamo sulla rotta di ritorno. Sto facendo delle tappe un po' più lunghe perché ho un volo il 7 di agosto da Palermo per Genova, per casa, e ho fretta, tanti motivi di avere fretta per arrivare a casa, tutto per riabbracciare i miei amici, tutti cugini italiani, per farmi coccolare da Totò e Ciccio. Totò è il cane e Ciccio è il gatto, perché poi qualche giorno dopo dovrò cominciare delle terapie, possiamo dire pesantucce. Loro volevo restare a casa 2-3-4 giorni, telefonino staccato, a fare quello che tempo, diciamo una sorta di training autogeno casalino. La prima tappa è stata fatta da Salerno alla Baia del Buon Dormire, dietro Capo Polinuro. Io sono partito venerdì, il programma era di partire martedì, ma martedì e mercoledì c'è stata l'ira di Dio di maltempo. Così, tanto per dire, la capitaneria di porto ha chiuso ai diportisti gli scali di Amalfi e Positano. Arrivava una forte risacca perfino dentro il porto del Masuccio Salernitano, cioè uscire sarebbe stata una grande idiozia. Si sarebbe potuto partire giovedì, il vento è calato, ma sarebbe rimasta una fastidiosissima onda lunga di almeno 1,5 metri. E siccome non sono nato per soffrire, poi soffro ma per cose che non dipendono dalla mia volontà, allora siccome la Lega Navale mi hanno ospitato come se fosse uno di casa, forse anche di più, ne ho approfittato, sono rimasto lì fino a giovedì sera e poi venerdì mattina sono partito. Stamattina verso le 7:30 sono partito dalla Baia del Buon Dormire. Siamo diretti a Cetraro, così se riesco ad arrivare, diciamo, prima alle 18, ho parlato con Mimmo che è il benzinaio, insomma lui mi ha preso, mi ha detto però fino alle 18 ti aspetto, dice oltre no. E dovrei arrivare verso le 17:30, così faccio un rabocco di gasolio. E poi invece di fare le solite tappe canoniche che non sono lunghissime, cioè Vibo Marina, Tropea e Scilla, fare un'unica tirata da Cetraro fino a Scilla, che sono, se va male, 20 ore, se va bene 15, mettiamoci d'accordo, una media di 18 ore e si arriva a Scilla. Ora devo chiamare Giovanni, che gestisce un piccolo campo boa a Scilla, per vedere fino a che ora c'è qualcuno dei suoi che mi possa attaccare alla boa, perché anche se parto alle 3 di notte, che questo è il programma, 3, 18, 21, cioè se va bene insomma arrivo là tra le 9 e le 10 di sera. Se invece io ora arrivo dopo le 18 a Cetraro, tutto questo discorso non vale niente, perché dormirò a Cetraro, aspetterò domani mattina per fare gasolio, però non potrò partire prima delle 9, allora inevitabilmente farò tappa a Tropea. A quel punto non so se fare saltare Scilla come tappa. Poi ci sarà un'altra tirata di 13-14 ore da Scilla fino a Tindari, sotto il santuario della Madonnina Nera, poi altre 11-12 ore, 10 ore, tutto questo dipende se c'è vento che mi aiuta oppure no.
Cefalù, Cefalù poi e Termini Imerese, la barca sarà tirata in secco e ci rivedremo poi nella prossima primavera. Oggi per esempio il tempo oramai le regole sono saltate completamente rispetto a chi nega il cambiamento climatico. Noi qua per ora stiamo vedendo, siamo a fine luglio, non siamo in inverno. O giornate di bonaccia completa come oggi, per cui si va a motore, altrimenti ci vogliono 50 ore per arrivare a Cetrano. Oppure ci sarà vento forte, ma non è tanto il vento forte è variabile. Per esempio a Salerno martedì c'è stata una sciroccata violentissima, mercoledì c'è vento meridionale, poi il giorno dopo c'è stato un maestrale, cioè vento che viene dal nord, altrettanto violento. Io ero abituato, perché sono vecchio, che lo scirocco durava 3 giorni, no, qua è durato una ventina di ore, molto violento, si è fermato, il tempo di accendere sulla sigaretta, ricomincia il vento, ma che veniva dall'altro lato. E questo è quanto vi volevo dire. Tutto sommato quest'anno è stata una navigazione molto breve, 130 miglia all'andata e saranno altrettante al ritorno, mentre prima se non erano almeno 1800 miglia io non tornavo a casa. E questo è quanto. Ora vediamo, una temperatura buona, finalmente un po' di fresco, anche se questa è una parola tutto relativa. Ma mi sembrerà stupido, però non vedo l'ora di andare a giocare con Totò, che oramai ha fatto un anno il 22 di luglio e non gli ho fatto né torta né candelina. Ciccio, che oramai di anni ne ha 3, che sono con me di una dolcezza estrema, Corrida, che è il padrone di casa, di una dolcezza estrema. Poi Ciccio, il gatto, per esempio, non si è mai fatto toccare da nessuno, anzi ora si è calmato, perché prima attaccava e mordeva, ora si limita ad allontanarsi e a guardare con disprezzo chi cerca di accarezzare. Totò ancora ragiona, simpatia, antipatia. Se qualcuno gli fa simpatia, gli salta di sopra e ci va a giocare. Se qualcuno gli fa antipatia, comincia a studiare il punto migliore della gola, diciamo, dove lasciare la sua impronta. Infatti ora cominceremo a lavorare con lui per fargli capire che non è sufficiente che uno gli faccia antipatia per aggredire. Per il resto è un cane equilibratissimo, va in piscina, ma se l'acqua è molto calda, come è stato in questi giorni, sono stati anche 50 gradi, accetta, ben si guarda dall'infilarsi in acqua, perché non vuole morire bollito. Corre sempre con disperato, ma solo all'ombra. E per fortuna io ho trovato Rita, il padrone di casa, che è veramente una persona meravigliosa, che si prende cura della casa, e questo c'è scritto nel contratto. Ma si prende cura di me, e non c'è scritto, tutte le mie vicissitudini di salute, mi accompagna all'ospedale, mi aspetta, e si prende cura di cane e gatto, per ora va 4 volte al giorno, non a dare da mangiare, ma gli va là per giocare, passare il tempo, poi prende Totò, se lo porta in macchina e se ne va a mare, si vanno a fare il bagno a mare assieme. Cioè, persona meravigliosa, e dire molto, molto, molto poco, una cosa non vera. E con questo poi ci sentiamo più in là, ma per ora non ho molto tempo per fare il video, non ci vorrebbe niente. Per montarlo ci vuole un po' di tempo in più, in questo momento sto facendo delle maratone. Per cui vi saluto e alla prossima.